testa e l'elmo di Scipio, se cinta la testa dove la vittoria ne porgo la mia e schiava di Roma. Belli d'Italia, Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Vegliamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, d'Italia chiamò, sì. Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci ascolteranno e ci vedranno. Vi presento subito la quarta B del liceo scientifico Fermi di Cecina. Classe esuberante, ma smaniosa di imparare, che ha trovato pane per i suoi denti. Siamo qui all'ingresso della mostra sul Risorgimento italiano organizzata dalla Fondazione Geiger, che ringraziamo per l'ospitalità in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Entriamo e la parola subito agli studenti, come si conviene in questi casi. Prego. Gli anni dal 1848 al 1861 furono gli anni in cui nacque l'Italia Unita, in cui anche la Toscana dette il suo contributo all'unificazione nazionale. Furono gli anni in cui sventolò il tricolore e risuonò l'inno di Mameli. Furono gli anni in cui fiorirono quattro grandissime celebrità: Mazzini, Garibaldi, Vittorio Emanuele II e Cavour, dei quali andremo a parlarne molto più da vicino. Nasce a Genova il 22 giugno 1805. Fin da giovane nutrì un forte sentimento patriottico che lo costrinse all'esilio in Francia, dove fonda la Genova. Una volta disse: io più del mio partito amo la mia patria. E questa è una frase molto istruttiva per noi italiani, che siamo dilaniati da contrapposizioni che spesso superano il segno. Per i suoi territori, però senza cedere
alle condizioni di quest'ultima. Condusse le sue truppe nel sanguinoso scontro a San Martino, e questo fece sì che si potesse formare il più importante nucleo, che sarà poi quello che farà formare il Regno d'Italia. Vita all'ideale unitario, mettendo in atto quelle strategie politiche e militari che permisero l'alleanza con Napoleone III e la nascita del Regno d'Italia. Ma adesso vediamo più in particolare i momenti del nostro risorgimento, partendo dalle tre guerre di indipendenza.